Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi finalmente vi faccio vedere che cosa mi sono autoregalata per il mio compleanno. Notare che non ho aperto i due pacchetti, che sono uno di Chanel, ta-ta-ra. Ah no, vi devo far vedere assolutamente anche la camelia, e dal packaging bianco vedete che appunto ho fatto questo acquisto. Solo una boutique in tutto il mondo vi dà la busta, la scatola eccetera bianca, ed è lo store originale, il primo a Parigi, quello di Rue Cambon è il nome della via ed è dove Coco Chanel aveva il suo appartamento direttamente sopra lo store. Quindi sì, questo è il mega super regalo che mi sono fatta a Parigi, appunto autoregalo, che è sempre una grandissima soddisfazione. E poi c'è un'altra cosina che ho preso da Louis Vuitton. Se mi seguivate già l'anno scorso sapete che cercavo questa cosa, poi capirete sicuramente, già lo scorso anno ma era sold out ovunque e questa era l'ultima che avevano in negozio, quindi sono stata super fortunata e finalmente quest'anno l'ho trovata. Mi fa sempre super ridere e anche pensare un po', perché quando faccio video in cui vi faccio vedere le cose che mi autoregalo, ok, quando sono acquisti di lusso, mi viene sempre 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 detto, specialmente su TikTok, cioè TikTok è incredibile, mi ricorda un sacco YouTube nel 2010-2011 tipo, e nei commenti mi chiedono costantemente chi è mio marito, se è un ricco, non so, sceicco di Dubai, chi è mio padre, ma non capisco perché non è proprio mentalmente concepibile che una donna le cose se le compri da sola. Cioè, se io fossi un uomo e fossi qui a farvi vedere alcune cose di lusso, non penso che nessuno andrebbe mai a scrivermi ma che lavoro fa tua moglie, ma queste cose te le compra tua moglie, non credo. Quindi perché al contrario sì? Ragazzi, siamo nel 2022, cioè, no? Ma tralasciando questo argomento, perché mi conoscete e potrei parlarne per ore, ok, della disuguaglianza donna-uomo in tantissimi aspetti ancora purtroppo, quindi andiamo finalmente a spacchettare. Ragazzi, iniziamo direi dalla cosina che ho preso da Louis Vuitton. Qui ad Amsterdam ci sono due store Louis Vuitton, in realtà uno è proprio lo store fisico grande nella via dello shopping, l'altro invece è uno store un pochino più piccolo all'interno di un centro commerciale. Io sono stata al centro commerciale, c'era una fila ragazzi, da Louis Vuitton qui c'è sempre la fila, io non so come sia possibile, qualsiasi giornata, anche un giorno X durante la settimana c'è fila da Louis Vuitton, quindi devi tipo lasciare il nominativo, ci sono due ragazze che escono con l'iPad e tu lasci i tuoi dati e poi puoi girare per il centro commerciale e ti chiamano quando è il tuo turno praticamente, e così ho fatto, quindi ho aspettato tipo un'oretta, forse un po' meno di un'oretta, poi mi hanno chiamato, sono scesa ed ho comunque dovuto aspettare, c'erano tre persone che evidentemente avevano anche loro l'appuntamento davanti a me e finalmente sono riuscita, che tra l'altro quando stavi in fila ti chiedeva appunto che cosa volevi devi acquistare per andare a verificare la disponibilità naturalmente, in modo che se quello che volevo non c'era non aveva senso farmi la fila ovviamente, e non era sicura che ci fosse perché quello che ho preso, adesso capirete, è disponibile in tante grandezze e modelli diversi, e quindi non era sicura che quello di cui avevo bisogno era effettivamente quello che avevano nello store oppure no, perché della grandezza che serviva a me ce n'era soltanto uno, e siccome di modelli ce ne sono tantissimi, non ero certa che appunto l'unica cosa che avessero fosse quella giusta. Invece ragazzi, io veramente a volte ho una fortuna pazzesca, perché effettivamente era proprio quello che serviva a me ed era l'ultimo rimasto. Allora mi hanno fatto veramente, questa è la bag, mi hanno fatto, la ragazza era carinissima, ci ha offerto da bere, abbiamo chiacchierato con lei e mi ha fatto questo pacchetto bellissimo, anche sul nastrino così lo vedete meglio c'è il nome del brand, e poi questo è un bigliettino, in realtà se si tratta di un regalo, adesso non riesco ad aprirlo, ah no, ok, si sfila, e c'è questa mini bustina con un bigliettino dove appunto si può fare la dedica. In realtà l'avrei presa comunque questa cosa perché ne avevo bisogno, quindi è capitato che io l'abbia trovata nel periodo del mio compleanno, ma l'avrei presa comunque. Rullo di tamburi, andiamo a sciogliere il nastrino, apriamo tutto, ta-ta-ran, ta-ta-ran. Si sta aprendo da solo, ta-ta-ran.
e vediamo all'interno, ragazzi. Eccola qua, sì, è soltanto semplicemente l'agenda 2023 che ho acquistato, perché come sapete ho preso l'agenda Louis Vuitton, che adoro, l'ho usata tantissimo nel 2022, l'ho presa appunto l'anno scorso, penso a Natale, e non riuscivo a trovare l'inserto corretto per questa agenda. E ragazzi, perché ce ne sono tantissimi di modelli, e trovavo l'anno scorso, trovavo sempre quelle classiche, mentre a me serviva quella con gli anellini, e finalmente ce l'ho fatta, ragazzi. Questa è l'agenda 2023 da utilizzare, appunto la versione grande, perché io ho scelto la versione large dell'agenda, e quindi finalmente posso utilizzare questa, perché l'anno scorso non riuscivo a trovare, l'ho cercata ovunque, l'ho cercata ad Amsterdam, l'ho cercata a Venezia, l'ho cercata a Milano, sul sito non c'era, è stato veramente, è difficilissimo, per qualche motivo non capisco se ne facciano poche o non lo so. L'anno scorso sono poi riuscita a trovare un'agenda che andasse bene come misura, ma non è fatta per lei, cioè non è quella originale di Louis Vuitton, quindi volevo assolutamente prendere quella originale, e finalmente dopo un anno di ricerche sono riuscita a trovarla e finalmente avrò l'agenda originale Louis Vuitton, che è anche molto molto carina, devo dire. E c'è un sacco di spazio. Sto scoprendo in questo momento che ci sono anche degli adesivi all'interno dell'agenda con cui posso personalizzare le pagine varie. E quindi sì, molto semplice questo acquisto, e finalmente potrò utilizzare l'agenda originale Louis Vuitton. Ma arriviamo finalmente alla vera protagonista di questo video e al mio vero autoregalo pazzesco, ragazzi, di Chanel. Ta-ta-ra, ta-ta-ra. Io so che adorate questa musichetta, cioè alcuni la adorano, altri la odiano, tipo non c'è una via di mezzo. Ta-ta-ra, ta-ta-ra. Ma io la faccio anche quando spacchetto, cioè quando spacchetto qualsiasi cosa, però ancora di più se Chanel, per qualche strano motivo. Vi faccio vedere bene il pacchettino, molto molto carina, appunto la box bianca è sempre un'emozione particolare, perché è accompagnata ad un viaggio a Parigi, che è una città che io adoro, lo sapete, quindi anche se ci sono stata miliardi di volte, per me è sempre un'emozione, e farmi un autoregalo nella boutique di Rue Cambon è sempre un'emozione in più rispetto a un acquisto Chanel in tutte le altre boutique, è così. E quindi ammiriamo un po' il pacchetto, che appunto è l'esatto contrario del resto dei pacchetti, cioè sono neri con la scritta bianca, questo è bianco con la scritta Chanel nera, che non riuscite a vedere perché sta sotto al fiocco. Comunque, si è staccata la camelia. Attenzione, ragazzi, perché questa camelia, ok, a vedersi sembra praticamente uguale a quelle solite. Adesso non so se Chanel abbia cambiato tutte le camelie, ma fino a qualche mese fa le camelie di Chanel non erano così. Questa dà proprio il feeling di carta, ok? Ed è anche, mi viene in mente la parola in sloveno, hrapavo, ma in italiano ruvida, è ruvida al tatto, e vi dico, sembra molto più cheap delle camelie che aveva Chanel una volta, cioè adesso non so se sia una cosa particolare che hanno fatto in questo periodo, ma vi posso garantire che le camelie fino a qualche mese fa erano molto più belle, sembravano quasi fatte di seta, molto più morbide e assolutamente lisce al tatto e anche ad impatto visivo, cioè questa mi delude un pochino, è veramente brutta, cioè io spero che tornino a fare le altre, che sia una cosa momentanea, perché erano molto più belle, anzi dovrei averne un paio proprio qua, quindi vedo un attimino se riesco a farvela vedere così le confrontiamo, perché veramente c'è, cioè, sta cosa, un po' una delusione, perché i prezzi di Chanel vanno su in una maniera incredibile, sono triplicati nel giro di 5 anni, però mi mettete le camelie più cheap, ma scusate. Decisamente, ragazzi, le ho trovate, ne ho tantissime,
decisamente sono molto più morbide al tatto, lisce, sembrano quasi fatte di seta e si vede che la qualità è nettamente maggiore. Forse a vederle così non lo vedete, adesso le vediamo da vicino, vedrete la differenza, ma vi giuro, a vederle e al tatto è tutta un'altra cosa. Questa è molto molto morbida, molto piacevole da toccare. Questa sembra ritagliata letteralmente da un foglio A4, cioè proprio ruvida. E ho toccato anche quella, ho controllato anche quella sulla box, stessa identica cosa, è molto più cheap, cioè sembrano uguali da lontano, ma in realtà è tutta un'altra cosa. Vabbè, cioè questa ovviamente non fa parte del prezzo, non so come spiegarla questa cosa. Ovviamente non vado a fare l'acquisto Chanel a seconda della camelia che mi danno, perché ovviamente no. Però sapere che i prezzi triplicano e continuano a salire in un modo veramente incontrollato praticamente, ma poi la qualità del pack diminuisce, cioè comunque una cosa che mi meraviglia, nel senso. Io spero davvero che riusciate a vedere la differenza. Questa è quella liscia, ok? Questa è questa nuova, molto molto più cheap, questa qua. Ditemi, vi prego, che vedete la differenza, forse così, anche al tatto, perché questa è molto molto più morbida, lo vedete, sembra fatta di seta, non so effettivamente il materiale quale sia, ma è sicuramente non carta, cioè, mentre questa è ruvida, è rigida, cioè è un foglio A4 tagliato a forma di camelia, mentre questa è effettivamente... molto più luxury, molto più, sembra una cosa molto più lussuosa. Fatemi sapere se si riesce a capire dalla videocamera. Secondo me un pochino si capisce, e specialmente se l'inclino in questo modo, secondo me riuscite proprio a vedere che questa è ruvida, c'è come un foglio della stampante. Questa invece è la vera camelia di Chanel, cioè quella che conosco io, è questa, cioè io... veramente sono un po' allibita. Ripeto, naturalmente non vado ad acquistare Chanel per la camelia, ma se mi risparmiate sul pack, io come giustifico tutti gli aumenti che avete? Cioè, dai ragazzi, tornate per favore alle camelie, quelle vere di Chanel. Forse perché sapete che cosa fanno alcuni, e io lo so perché addirittura una SA di una boutique Chanel me l'aveva accennata sta cosa. Le diceva: invece di comprare le Chanel le spille in seta, tu ti prendi la camelia che trovi sui pack quando acquisti qualcos'altro e te la metti o sul cerchietto oppure ci fai la spilla. E io penso che molta molta gente facesse così, quindi siccome sono davvero molto belle, morbide, sembrano fatte in seta, loro che cosa hanno fatto? Ti mettono la camelia super cheap, che veramente, cioè con questa, ecco, questo non si può fare. Poi non so se sia effettivamente, se sia collegato oppure no. Io anche ci avevo fatto un cerchietto anni fa, proprio quando avevo fatto tipo i primi acquisti da Chanel, avevo messo la camelia su un cerchietto nero e vi giuro era bellissima. E quindi non so se effettivamente sia per questo, ma che delusione Chanel, che delusione. Comunque andiamo a spacchettare il nostro gioiellino, ragazzi, perché ok, ormai lo sapete che è una borsa, lo sapete, mi conoscete, sì, perché non ne ho abbastanza di Chanel. E questa è un vero e proprio gioiellino, è appena uscita, ragazzi. Appena l'ho vista mi sono innamorata, veramente. Spacchettiamo, ta-tarà, ta-tarà, ta-tarà. Questi fiocchi che loro fanno perfetti, io non ci riuscirei mai. Scatolina, eccola qua. Ta-tarà, ta-tarà. Oddio ragazzi, che emozione, perché è da una decina di giorni che è impacchettata, quindi non vedevo l'ora di rivederla. Sono andata addirittura a vedere le scene del video per guardarla, perché l'avevo filmata, ovviamente non nei contenuti che voi avete visto, non l'ho spoilerata, però io avevo i filmati in cui si vedeva e sono andata a riguardarmela perché non vedevo l'ora di aprire. Ta-tra! Allora, questa è la dust bag, che come sapete è la bustina in tessuto in cui si trova sempre una borsa Chanel o qualsiasi borsa luxury in realtà.
qui c'è il tagliandino, non c'è più, lo sapete, ve l'ho già detto, ne abbiamo già parlato, non c'è più il cartellino con il numero di serie, perché le nuove borsette hanno una specie di, è tipo una placchetta di metallo all'interno che funge da prova di autenticità, perché se non sbaglio hanno un chip all'interno ed è molto molto più semplice per Chanel verificare che sia autentica, ed è molto più difficile per chi fa quelle fake per farle fake, perché è molto più facile fare un cartellino fake che andare ad inserire questo chip all'interno. Ragazzi, potete già intravedere il colore. Io allora, inizialmente, se riuscirò a trovare la foto ve la metterò qui, sì, lo so che vi sto facendo penare prima di spacchettare, però vi devo raccontare. Inizialmente volevo questa borsetta qua, era quadrata, ok, stesso identico colore, quindi rosa cipria, in palette, è il mio colore preferito, ragazzi, quindi top. E, però era fatta di velluto e uno era sold out ovunque, non sono riuscita a trovarla da nessuna parte, le mie SA in diverse parti d'Europa hanno cercato ma era già sold out da un bel po'. Purtroppo io arrivo sempre un po' tardi sui modelli che mi piacciono, ma poi penso che sia stato un bene non averla trovata, perché a ripensarci, essendo fatta di velluto, so che le borse di velluto sono estremamente estremamente delicate e tendono a sporcarsi tantissimo e ad assorbire qualsiasi tipo di sporcizia esistente, ok? Quindi ho visto borse vintage in pelle perfette ed ho visto borse vintage in velluto che, seppur tenute bene, avevano cambiato colore, quindi bellissima comunque, ma purtroppo già sold out ovunque, non era più disponibile in nessuna boutique, e quindi poi mi sono detta ok, cerchiamo un'altra borsa, però sempre di questo rosa cipria che mi fa impazzire. E la commessa mi stava facendo vedere un sacco di borse, ce n'era una fucsia molto molto carina, però fucsia già ne ho una che potete vedere dietro di me, quindi non aveva senso per me prenderla dello stesso identico colore ma leggermente più piccola. Poi mi ha proposto altre due borsette che erano molto molto carine, cioè la forma era molto molto carina ma erano molto corallo, cioè era un rosa però che virava molto sul corallo arancioniolo, ok? E quindi è un colore che su di me veramente non sta bene, cioè qualsiasi colore corallo aranciato su di me cozza tantissimo e fa sembrare ancora più bianca di quanto io già sia, e sto, vi ricordo che ho sempre l'auto abbronzante che continuo ad usare, quindi veramente non era un colore che mi ispirava particolarmente. Poi mi ha fatto vedere un'altra borsetta che era molto molto bella, in realtà della stessa forma di questa azzurro Tiffany, ma era molto molto grigia, non lo so, era un grigio che non mi piaceva. Anche il grigio è un colore molto tricky su di me, perché alcune tonalità di grigio tendono a farmi sembrare più pallida, più spenta, non pallida, forse proprio una carnagione spenta, e quindi quel grigio non mi convinceva perché deve essere molto chiaro per starmi bene, quello appunto no, quindi ero un po' avvilita perché veramente non mi piaceva nulla di quello che mi stava proponendo, e effettivamente se una cosa non mi ispira proprio tanto e appena la vedo mi innamoro, cioè io ovviamente non l'acquisto, ancora di più quando si tratta di spese così importanti, diciamo, anche se continuo a dire e ve lo dirò sempre che le Chanel sono un ottimo investimento, ragazzi, perché tutte quelle che ho acquistato io sono triplicate o di più addirittura negli ultimi 10 anni, quindi se da Chanel non trovo qualcosa che effettivamente mi piace da impazzire, ovviamente no. E quindi dopo un'ora e mezza di fila, perché ci siamo fatte un'ora e mezza di fila per poter entrare nella boutique e prendere appuntamento, non era possibile fino a gennaio, appunto non trovavo nulla. E la commessa ad un certo punto mi fa: aspetta aspetta un attimo, seguimi, perché di là sono appena arrivate delle nuove borsette che dovrebbero essere proprio del colore che stai cercando tu. Quindi la seguo, ormai avevo un po' perso le speranze, la seguo e vedo questa. Vedo questa borsetta che secondo me, adesso ditemi voi, lo so che ad ogni acquisto che faccio vi dico questa è la borsa più bella che ho mai preso, però secondo me questa è veramente la borsa più bella che ho, ragazzi, è un gioiellino, sia per il colore, sia per la forma, sia per i dettagli, ma ok, adesso me ne sto zitta e spacchettiamo, lo so, quindi andiamo a rompere il sigillo, ta-ta-ran, ta-ta-ran. Cerco sempre di essere super delicata. Ta-ta-ra!
Allora, ah no, dovevo girarla. Ta-ta-da! Ed eccola qua, ragazzi. Eccola qua la mia nuova Chanelina, ragazzi. È esattamente del colore che volevo. Ne volevo una proprio così, rosa cipria, un rosa chiaro, che in palette, che è anche il mio colore preferito, ed era esattamente così che la volevo, ma non sapevo che fosse appena uscito questo modello così particolare. Infatti questa borsa, per il fatto che ha tantissimi dettagli molto molto particolari e speciali, aveva anche un costo più alto del costo delle borse normalmente di questa grandezza. Piccola parentesi, io non so mai se mettervi prezzi quando si tratta di cose di lusso, perché ogni volta mi becco gli insulti, ma c'è anche una fazione di persone che mi dice: Nicole, ma io lo voglio sapere il prezzo, ma che te frega di questi qua, lasciali parlare, facci vedere i prezzi perché non interessa. Quindi penso che vi metterò il prezzo di questa borsa, se interessa a qualcuno. Non saprei dirvi il nome del modello, come sempre, so solo che è appena uscita con la nuova collezione. Mi lascia un po' perplessa il fatto che non ci sia la plastichina a coprire il logo. Di solito su tutte le borse Chanel c'è una plastichina trasparente che io devo andare a rimuovere, e non è presente nemmeno qui. Ah no, qui invece c'è. Ok, vediamolo assieme mentre la stacchiamo. Questa plastichina, esattamente questa plastichina, spero riusciate a vederla, eccola qua. In realtà questa plastichina dovrebbe essere presente su tutte le parti metalliche della Chanel, ma appunto l'abbiamo trovato soltanto qui. E sì, forse la seconda cosa che mi lascia un po' perplessa, onestamente, mi meraviglio anche per la boutique di Rucambon, ma sono estremamente felice perché questa borsa è meravigliosa. Io adoro Chanel. Non c'è niente da dire, sarà sempre il mio brand preferito, perché è proprio un amore, cioè, per tutti i modelli di borse, ma in realtà tutto, cioè, adoro. E volevo farvi vedere appunto anche questa parte, perché si può indossare sia a tracolla, cioè la catena molto lunga, che a braccio, così, sul polso in realtà, cioè, così. Ok, se riesco a farvela vedere restando nell'inquadratura. Ed è un vero e proprio gioiello. Questo manico è super super lavorato, vedete gli inserti in lacca con il logo Chanel, e me ne sono innamorata appena l'ho visto. Cioè, oh mio Dio, anche l'hardware è esattamente quello che volevo, perché volevo una borsa di questo colore con dettagli in oro, che come sapete è il colore che utilizzo di più per quanto riguarda i gioielli eccetera. Non che mi dispiace in realtà mischiare l'oro bianco con l'oro giallo, assolutamente no, però la volevo proprio così, e quando me l'ha fatta vedere davvero non mi sembrava vero, non mi sembrava vero che avessi trovato esattamente praticamente il colore e l'hardware che volevo. Dietro è semplice semplice, non mi ricordo mai questo motivo, veramente ogni volta che leggo poi me lo dimentico, quindi ditemi voi come si chiama questo motivo a quadretti, lo chiamo così, lo so, dovrei nascondermi, ma vabbè, continuo a guardarla nello schermo, perdonatemi, ma sono innamorata di questa borsa. Questo è l'interno, ok. Ta-ta-ra! Magari potrei farvi, se vi interessa, un What's in my bag, che io adoro filmare i What's in my bag, ragazzi, per farvi vedere quello che ci sta all'interno di questa borsetta. Che cosa ne dite? Se vi interessa fatemi sapere, ve lo faccio sicuro. E appunto questa è lei, ragazzi, questa è la mia nuova baby, e questa è la catena tipica classica Chanel con l'inserto in pelle dello stesso colore della borsetta, e all'interno ci sono anche, c'è anche un po' di spazio per metterci, ok, per metterci naturalmente i documenti, il bancomat, la carta eccetera. E oltre a questi due scomparti che abbiamo appena visto, ce n'è un altro qui un po' più grande rispetto agli altri. E questa è la mia nuova Chanelina. È sicuramente una borsetta molto delicata, sia per il colore che per il tipo di pelle, quindi non potrò mai usarla come borsetta da tutti i giorni, ma per le occasioni speciali, ragazzi, la amo, sono felicissima. Non mi sembra vero poi di aver trovato
davvero la borsetta dei miei sogni, quindi sono super 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 orgogliosa di questo acquisto. Naturalmente fatemi sapere che cosa ne pensate, se piace tanto anche a voi, tanto quanto piace a me, anche se c'è sempre qualcuno che mi dice: "Ma le Chanel non piacciono, sono tutte uguali, eccetera", però non potete capire, cioè se la pensate così non potete capire. Quindi ragazzi, questo è quanto. Adesso finalmente, anzi adesso devo trovare un nuovo posto per questa Chanelina, che non è semplice. E fatemi sapere se volete il What's in my bag con lei. Quindi mia family, questo è quanto per questo video. In realtà volevo prendere un'altra cosina per il mio compleanno, ma non sono riuscita a trovarla. Quindi se riesco a trovarla, probabilmente la inserirò nei miei autoregali di Natale. Quindi, mia family, questo è quanto per il video di oggi. Spero davvero che vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, lasciatemi un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella, se riesco a parlare. Io vi mando un bacio, muah, enorme, che vi arrivi fino a dove mi seguite. Come al solito, non può mai mancare il nostro abbraccio finale, quindi venite qua che vi abbraccio forte, forte, forte. E io vi aspetto domani, sempre alle 17:30, con un nuovo video. Muah, ciao!